Sala Giovanni dalle Fabbriche piena a Faenza per la presentazione del bilancio di esercizio 2016 del gruppo Cofra, cooperative faentine raggruppate. Il gruppo, che lavora soprattutto nel settore della distribuzione, presenta un fatturato in crescita dovuto anche a importanti aperture. In base ai numeri che vengono presentati, un breve bilancio di quello che è stato il 2016 per il gruppo Cofra. Direi che è stata un'annata sicuramente molto positiva. Dopo una ristrutturazione direi abbastanza impegnativa iniziata nel 2012, stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro, un lavoro pesante, un lavoro che però ci ha dato grande soddisfazione, perché il 2016 è stato effettivamente un'annata che dal punto di vista economico ha portato dei risultati direi in un certo senso sorprendenti. Qualche risultato in particolare che lei vuole ricordare? Ma sicuramente la ricchezza che abbiamo prodotto, una ricchezza che costi meno ricavi della produzione, oltre 1 milione di euro, è sicuramente un qualche cosa di molto significativo. Altro aspetto su cui noi come gruppo COFA siamo molto orgogliosi è direi l'impegno che abbiamo verso la forza lavoro, verso il territorio. Diamo direi lavoro a 250 persone circa, con erogazione di stipendi oltre 7 milioni di euro, quindi capisce che per il territorio faentino locale direi un qualche cosa di molto importante. Quando si chiude un bilancio si fa una riflessione di quello che è stato, ma si inizia anche a progettare il futuro. Nel vostro caso? Nel nostro caso, innanzitutto, come dicevo prima, c'è stato quel lavoro della ristrutturazione aziendale, e in questo ambito qui devo ovviamente rimarcare l'impegno dei nostri dipendenti, dei nostri colleghi, i quali hanno recepito, ci hanno seguito con attenzione, e questi sono i risultati. Abbiamo un 2017 che ci ha dato la possibilità di affrontare investimenti estremamente importanti. Abbiamo già aperto due nuovi punti vendita, un pet store e un bar con sapore sempre a marchio Conad, perché anche direi che il rapporto consolidato con Conad è l'altro nostro punto di forza, è un qualche cosa che ovviamente vogliamo sempre di più seguire e sviluppare, perché Conad è sicuramente una certezza e una garanzia. Oggi viene presentato il bilancio 2016 del gruppo Cofra. Vogliamo quali sono i numeri più importanti che vengono presentati con un commento. Beh, sicuramente l'importo del fatturato si è mantenuto ai livelli dello scorso anno, per cui in un momento così di crisi già questo è un primo successo. Poi il risultato finale del bilancio è molto soddisfacente, anche in valori assoluti rispetto agli anni precedenti, grazie alla ristrutturazione fatta in questi ultimi anni. Poi aggiungerei che, oltre all'utile netto importante che è sui 430.000 euro, abbiamo una differenza tra i costi e i ricavi della produzione ben superiore, quindi si attesta attorno al milione. Diciamo che questa voce qui in un bilancio rappresenta un po' il motore dell'azienda, cioè la dimostrazione della capacità di produrre reddito, perché dopo tutte le altre cose sono anche questioni di bilancio, di prudenze, di accantonamenti, quindi e di imposte. Per cui sicuramente è stato un anno molto soddisfacente, direi che dal 2013 ad oggi abbiamo fatto dei passi da gigante a livello di organizzazione, di contenimento dei costi, e tutto questo ha portato a questo ottimo risultato per un buon 2016 e ci lascia pensare bene anche per un 2017, tenendo pur sempre conto che stiamo vivendo un periodo difficile e i consumi sicuramente non crescono. Quindi stiamo andando verso un 2017 che un po' rispecchia quello che è stato il bilancio presentato oggi. Almeno siamo ottimisti, lo speriamo. In questo inizio 2017, proprio sulla spinta dei risultati 2016, abbiamo aperto due nuove attività in primavera, quindi un bar con sapore Conad e un pet store al centro commerciale alle Cicogne. Sicuramente sarà un primo anno difficile come tutte le attività nuove, fra l'altro sono nuove anche proprio come tipologia, perché noi
ormai da molti anni abbiamo come attività prevalente quella dei supermercati, oltre a due bricofer, comunque sempre diciamo, facente parte della grande distribuzione non servita, insomma, per cui queste due nuove attività, il bar è completamente diverso dalla tipologia di attività che abbiamo gestito fino ad oggi, per cui speriamo di fare del nostro meglio e di riuscire anche in questo. In un momento che è ancora difficile per l'economia nazionale, il movimento cooperativo, comunque le cooperative tengono e vanno avanti, quello dimostra anche il bilancio che viene presentato oggi. Il bilancio che viene presentato oggi è un bilancio lusinghiero da parte di Cofra. Faremo i complimenti a Cofra, al Consiglio di Amministrazione, al Presidente, ai dipendenti per l'impegno che hanno messo. Io so quanto sacrificio è costato e veramente un bel risultato di cui siamo soddisfatti. Nel futuro speriamo che questi risultati si ripetano e come portarlo avanti questo risultato? Speriamo che questi risultati si migliorino addirittura, perché forse voglio pensare che la parte più difficile è stata fatta. Come si ripetono, le cooperative devono fare le cooperative, secondo me, secondo noi, quindi rispettare le regole che le distinguono, cercare la partecipazione, cercare la mutualità, e in questo modo si danno le risposte anche in termini occupazionali, economici. E io credo che la cooperazione rappresenti un modello molto moderno, forse più moderno che in passato, di cui c'è più bisogno oggi forse che in passato. In questo caso possiamo dire che l'unione fa la forza? Beh, l'unione fa la forza è uno slogan molto cooperativo, certamente sì.